Allora, scusate, forse possiamo dare inizio a questo quarto ed ultimo seminario del ciclo dedicato a Leon Battista Alberti. Direi che appunto l'epilogo di questi seminari non potrà essere più felice. Abbiamo due graditissimi relatori, Alberto Giorgio Cassani e Massimo Cacciari, e non hanno bisogno di presentazioni, anche se dirà qualcosa poi il dottor Brusori, che seguirà la mia brevissima introduzione. E il titolo della loro relazione fa anche riferimento a un volume molto importante uscito nel 2014 per Aragno su questo simbolo dell'occhio alato che Alberti ha concepito come impresa per se stesso. E voglio ricordare che questo, diciamo, disegno dell'occhio alato ricorre in un manoscritto che è alla Biblioteca Estense di Modena, esemplato da un umanista molto importante, l'Apode di Castiglionchio, che era legato a rapporti di amicizia ad Alberti. E sembra che questa copia sia di periodo bolognese, del 1437, quindi questa è una città che naturaliter è legata all'occhio alato, come sono legati anche gli ospiti di oggi. Ricordo che Massimo Cacciari ha insegnato qui filologia e filosofia dell'umanesimo, quindi è un amico gradito e che con Alberto Giorgio Cassani potrà regalarci sicuramente un pomeriggio di grandi suggestioni per questa figura straordinaria di umanista che tanto ha dato alla modernità. Io lascio la parola al dottor Brusori che, diciamo, presenterà brevemente i due relatori che, come ripeto, non hanno bisogno di presentazioni e, diciamo, avvierà quindi l'ultimo seminario del ciclo. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutte. Rubo solo 2 minuti, appunto, perché non c'è bisogno in realtà di presentazione per i due relatori che molto gentilmente hanno accettato oggi il nostro invito. Allora, presento il professor Cacciari, ovviamente giusto 2 parole per ricordare soprattutto alcune pubblicazioni che immagino siano, come dire, centrali per la riflessione che farà oggi con noi. Insegna ovviamente all'Università San Raffaele di Milano ed è accademico corrispondente non residente dell'Accademia delle Scienze, appunto, di questo istituto. Si è occupato di tanti autori e tanti temi che non è possibile ovviamente qui riassumere, ma appunto vorrei ricordare il suo interesse particolare per l'umanesimo e Leon Battista Alberti come appunto autore di riferimento fondamentale per appunto lo studio del 400 italiano. Vorrei ricordare appunto 2 pubblicazioni, uno che è La mente inquieta, saggio sull'umanesimo, Einaudi, e il contributo fornito appunto dal professore in quel volume pubblicato ancora da Einaudi, curato da Raffaele Lebgi, Umanisti italiani, pensiero e destino. Prima di lasciare la parola appunto al professore, presento anche il professor Cassani, brevemente. E il professor Cassani, appunto, ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Venezia, al momento all'Accademia di Belle Arti, appunto, di Ravenna. Anche la sua riflessione intorno a Leon Battista Alberti parte da diverse prospettive, affrontando differenti questioni. Ricordo anche qui 2 pubblicazioni, per chi fosse appunto interessato, come è stato detto, il testo L'occhio alato, migrazioni di un simbolo, dove è presente anche uno scritto del professor Cacciari, edito appunto da Aragna Editore, e una pubblicazione tra le varie, diciamo, pubblicazioni in rivista, La ninfa che ride, l'Alberti nella cerchia di Arby Warburg del 2021. Vi ricordo come gli scorsi incontri, le domande e il dibattito saranno appunto possibili al termine delle 2 relazioni, si alza la mano e passeremo con il microfono. Essendo anche l'ultimo appuntamento, ci terrei a ringraziare le professoresse Angelini e Chines, sotto la cui direzione scientifica abbiamo in qualche modo organizzato questo ciclo di lezioni, i relatori che sono intervenuti fino ad oggi, alcuni dei quali qui presenti, e concludo appunto ringraziando l'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna che ci ha accolto e ci ha seguito appunto in questo percorso che ricordiamo è nato in occasione dei 500 anni dalla morte appunto di Leon Battista Alberti. Ciò detto, lascio la parola allora al professor Cacciari, giusto?
No, Cassani, va bene, Cassani. Grazie mille dell'invito. Non si sente bene, non c'è l'eco. Io avevo organizzato questo PowerPoint, questa presentazione in due fasi, in due parti. La prima dedicata così a ripensare il simbolo, l'impresa di Leon Battista Alberti, l'occhio alato, e il suo motto Quid Tum, ma penso che farò una cosa molto, molto veloce, perché mi interessava più sviluppare la seconda parte, che riguarda appunto questo sottotitolo, Il senso della vita, questo sottotitolo alla Monty Python, Il senso della vita secondo Leon Battista Alberti. Allora, beh, qui c'era un po' di bibliografia essenziale sugli autori che, insomma, che ho trattato, alcune immagini di Leon Battista Alberti, che ci teneva moltissimo a essere ricordato in effigie, come dice nel finale del De Pictura, no? Chi vorrà, io non chiedo nulla se non di essere dipinto dai pittori nelle loro opere. Questo desiderio di durare, questo desiderio è fortissimo nel pensiero di Alberti, e spiega anche il fatto che è autore di una delle prime, credo, autobiografie che, per come era solito fare Alberti, aveva tratto in inganno i contemporanei parlando in terza persona, e così come del resto aveva tratto in inganno i contemporanei con la Philodoxios Fabula, spacciandola per un autore latino, Lepidus, e già il nome avrebbe dovuto comunque far capire che si trattava di una presa in giro, insomma, di una maschera dell'Alberti, visto che Lepidus è una delle maschere di Alberti. Allora, questa presenza incessante della ritrattistica albertiana in queste medaglie, quindi anche per durare naturalmente nel tempo, effigiato all'antica come un antico romano, come un imperatore. E poi la famosa medaglia, forse la più bella sicuramente, coniata da Matteo De Pasti, dove Alberti compare invece nei panni di un vir Florentinus della sua epoca, e dall'altra parte, come vedremo, ci sarà l'enigmatica immagine, definita terribile da Edgar Wind, dell'occhio alato. E anni fa credo di aver trovato nella chioma leonina, del resto Alberti si era soprannominato Leon, in una certa fase della sua vita, sui 30 anni, si era dato questo soprannome. Lui si chiamava di nascita, di battesimo, Battista Alberti, e si aggiunge questo altro nome, questo soprannome, Leon, Leo, alla latina, Leon. La chioma leonina si vede in questo ritratto, che compare nelle edizioni di Cosimo Bartoli, delle opere morali e del libro sull'architettura, e credo di avere trovato appunto in questa chioma leonina il simbolo, il segno dell'occhio alato, che come vedete lì è ingrandito nel dettaglio. Quindi l'occhio alato era sicuramente, per Alberti, era una dichiarazione di intenti, voleva essere una dichiarazione di intenti del suo modo di vedere il mondo. Il soprannome Leo Leon, appunto, che in una ricerca che ho fatto di recente, che non è stata ancora pubblicata, secondo me, più che naturalmente la figura del leone
è importantissima, no? La figura di questo, del più potente tra gli animali, che compare anche nel finale degli ultimi apologi, negli ultimi 4-5 apologi, centum di Leon Battista Alberti, e la figura del leone non a caso. Però c'è anche un altro elemento che forse si può aggiungere a questo. Vediamo un'immagine da Via de un Incurs. Certo, il leone è il princeps animantium, è il principe degli animali, però forse sarebbe un peccato di arroganza, forse, da parte di Alberti, che non è mai incorso in questo peccato di hubris. Forse un altro più significativo rapporto con la figura del leone è nel tratto da una delle dei motti dell'Ieroglifica di Orapollo, opera notoriamente molto circolante all'epoca e che suscitò un vastissimo interesse tra gli umanisti. Ecco, in questa, nell'1.19 dei motti, Orapollo dice: per rappresentare una persona vigile, un guardiano, raffigura la testa di un leone, perché il leone, quando veglia, chiude gli occhi, quando dorme li tiene invece aperti. Questo stare sempre vigili, che è uno dei temi poi dell'occhio alato, e questo indica appunto l'essere vigili. Per questo motivo gli egizi hanno simbolicamente adottato i leoni come guardiani delle porte. Ecco, forse questa, si può aggiungere questa ulteriore interpretazione, no, a questo soprannome, l'essere vigili, l'essere attenti da parte di Alberti. E poi c'è una traduzione di Andrea Alciato, appunto, sempre sull'essere vigili e circospetti, tenendo aperti gli occhi. E qui c'è appunto l'illustrazione di Alciati: la vigilanza e la custodia al centro di questo tempio. C'è un leone guardiano. L'occhio alato, sull'occhio alato io come tanti altri abbiamo scritto, quindi forse appunto io rimanderei, anche perché di nuovo non ho trovato nulla. Di recente un professore austriaco mi ha mandato una mail proprio in occasione di questa conferenza, dicendomi di scrivere a un altro professore, perché aveva trovato, secondo lui, la soluzione del quid tuum. Io naturalmente ho subito scritto, e probabilmente il professore è preoccupato che io magari divulgassi a voi oggi, bruciassi la notizia, cosa che non avrei mai fatto. Avrei fatto come Brunelleschi, che si teneva le sue cose mentre Alberti le divulgava. E quindi non sappiamo se effettivamente questa novità, è che spero uscirà a breve in tedesco da parte del professore. Allora, secondo me, quanto scriveva Giovanni Maria Mazzucchelli, che commentava appunto la medaglia di Matteo De Passi, dice: allora l'impresa degli uomini scienziati e l'occhio addita vigilanza, ma che intendere per si fatto emblema si volesse l'artifice, lui l'attribuiva naturalmente non ad Alberti ma a Matteo De Pasti, che lo scolpì, quanto a me non finisco di intenderlo. E devo dire che a forza di studiare Alberti, insomma, le cose, più che semplificarsi, a volte si complicano, ma semplicemente perché il pensiero di Alberti è un pensiero complesso. Comunque Alberti dice che questi misteri devono essere spiegati, cioè l'occhio alato deve essere spiegato. E dove lo dice? Lo dice nell'intercenale Anuli Anelli, che riporta tutto un intercenale, insomma, scritta abbastanza precocemente, quando Alberti era ancora, doveva entrare ancora a far parte della curia romana. E in questo intercenale il protagonista Philoponius, amante della fatica, laborioso, naturalmente è una delle maschere di Alberti, il tema del labor, della fatica, è essenziale nella figura di Alberti. Filoponio è disperato, perché tutte le cose che sta creando, che ha prodotto, non interessano a nessuno. E allora vengono in soccorso di Filoponio Consilium, Minerva, Genius, queste figure allegoriche, e gli dicono: guarda che tu hai realizzato questi anelli che sono utili a bene beateque vivendum. A
vivere bene e in tranquillità, che è un altro dei grandi temi del senso della vita, secondo Leon Battista Alberti. E allora cominciano a spiegare, Consilium comincia a spiegare questo simbolo, questa immagine, questo geroglifico, che non ha ancora il motto quid tum, però. E dice l'occhio, adesso ecco qua, l'occhio è l'occhio di Dio, l'occhio che vigila, l'occhio è quasi un Dio, è un re, è l'elemento più prezioso, più importante dato all'uomo, la corona è un simbolo di gloria, di letizia, e le ali non ne parla delle ali, ma dice, dicendo che velocius nil, che dell'occhio nulla è più veloce, parla indirettamente anche delle ali. L'occhio alato è così importante che compare anche piccolo sotto il mento di questa placchetta, probabilmente questa realizzata dallo stesso Alberti, che si dilettava, come dice anche poi Vasari, di pittura e di scultura, e qui un giovane Alberti dove l'occhio alato sta sotto il mento e la separazione, i puntini di separazione tra le lettere di Leo Battista sono, come aveva notato in parte Girolamo Mancini, un occhio e un'ala. Quindi di nuovo torna il simbolo scomposto per dire l'importanza di questa immagine, di questa immagine geroglifica, poi sopra appena citata dal Leudan Achines, il codice della Philodoxos Fabula, dove compaiono i due. Diciamo, non sono, se sono di Mario Alberti non aveva una mano eccezionale, diciamo così, ma aveva tante cose eccezionali per cui si può perdonare. E poi la famosa silloge di Firenze con l'occhio completo, col simbolo completo, l'occhio alato, la corona d'alloro e il quid tum. E poi naturalmente la più bella, la versione più bella che ce ne ha dato Matteo De Pasti, quest'occhio sbarrato, inquietante, con questi raggi ciglia che escono da sotto e questi nervi quasi, questi nervi strappati, sembra un occhio strappato, con questo timone, anche quelle sono tutte cose che sono state, si è cercato di interpretare, ma secondo me ancora sfugge. Come giustamente diceva Edgar Wind, questo non è una sfinge, questo non è un indovinello, questo è un simbolo quindi che rimane sempre interrogante anche quando lo si cerca di svelare, di interpretare. Ce n'è anche una versione molto bella in argento. Alberti dà alcuni suggerimenti interpretativi e dice: la corona è simbolo sia di gloria che di letizia, niente più potente, niente più rapido, lo dice in Annuli, nell'intercennale Annuli, niente più degno dell'occhio, quindi potente, rapido, degno. Che altro? Sarebbe stato bello che qui invece di scrivere quid multa avesse scritto quid tum, ma non l'ha scritto, quindi non possiamo utilizzarlo come interpretazione. L'occhio tra gli organi è il primo, il più pregiato, è un re, quasi un Dio. Ecco, questa è importante, questa notazione, no? Alberti non dice che è l'occhio di Dio, dice che è quasi, avvicina l'uomo a Dio, ma non è l'occhio di Dio. Che dire degli antichi, che interpretavano la divinità come qualcosa di simile a un occhio che vede tutte le cose e le passa in rassegna una ad una, gli antichi. Dunque noi traiamo da qui l'esortazione a glorificare Dio per l'universo, a rallegrarci. Qui ci sono molti aspetti legati alle citazioni dai testi sacri, perché, come dice Cardini, qui probabilmente Alberti era una captatio benevolentiae, insomma, per poter entrare anche dentro la curia romana, visto che era, insomma, era a mal partito, visto che era stato... era morto il padre, e i cugini non si comportavano molto bene nei suoi confronti, non aveva reddito e quindi dipendeva da loro e così via, come si lamenta poi nel De Commodis Literarum Atque Incommodis. Bene, Dio vede tutti i nostri pensieri e le nostre azioni.
bisogna essere pervigili e per un altro verso, perché quest'occhio alato ci dice tante cose, no? È un simbolo, quindi contiene più cose, no? Non è un indovinello. Per un altro verso l'occhio ci esorta ad essere, in misura delle nostre forze, vigili e guardinghi, ad andare alla ricerca. Questo è un altro grande tema di Alberti, senso della vita, quale deve essere il nostro senso della vita, andare alla ricerca di cose difficili e rare che ci possano recare vanto per i nostri meriti, quindi perseguire la virtus e perseguire le bone artes, le arti liberali. Bene, questo quindi è quello che ci dice Alberti, però a un certo punto si interrompe, Consilium si interrompe, dice, beh, però adesso io voglio farla breve perché devo parlare anche di tutti gli altri anelli, quindi vi ho dato dei suggerimenti, però voi che siete dotti e periti viri saprete da soli arrangiarvi a completare il quadro, e quindi ci ha lasciato a metà strada. La brevitas albertiana è un altro dei temi, no? Io penso che insista tanto sulla brevitas Alberti proprio perché per Alberti è essenziale il tempo, come ci ha insegnato Massimo Cacciari, e qui devo gran parte delle cose che so su Alberti in un corso che tenne allo UAB diversi anni fa. E, ecco, il tempo che è forse il fattore più importante dato all'uomo. L'uomo è tempo, l'uomo non agisce nel tempo, l'uomo è tempo, è lo stesso tempo, e quindi è un elemento fondamentale il fatto di non perderlo. Possiamo decidere di perderlo, ma sono affari nostri, insomma, colpa nostra, poi ne dovremmo rendere ragione. Quindi ci lascia a metà strada. Cos'è che manca? Manca la subscrizio, che era quella cosa che negli emblemi spiegava l'enigmaticità dell'immagine, l'immagine geroglifica. Perché manca la subscrizio? Perché Alberti, come motto, ha usato un motto che è quanto di più vago, quanto di più generale, quanto di più ambiguo, quanto di meno definito ci possa essere. Quid tum è un'interrogativa che si inseriva all'interno della frase. I latini lo usavano moltissimo, l'Alberti lo usa moltissimo, insomma, quid multa, quid plura. E cosa vuol dire quid tum? E allora? Che cosa allora? La subscrizio, insomma, il motto dovrebbe aiutarci a decriptare l'immagine geroglifica, invece fa il contrario, la complica ulteriormente. Beh, le corone compaiono, poi Alberti le corone le ha utilizzate naturalmente. Più famosa è la facciata del Tempio Malatestiano a Rimini, e poi c'è anche un altro accenno nel dell'edificatoria all'occhio alato viene citato come geroglifico egiziano, dicendo che gli egizi raffiguravano la divinità con un occhio. Ma insomma, però Alberti tutto sommato ce l'ha dette le cose che voleva dirci, ci ha dato qualche suggerimento, ma poi ha detto il resto dovete interpretarlo. Rimane un'opera aperta, quindi l'immagine dell'occhio alato. Quali sono state le due interpretazioni principali dell'occhio alato? Beh, una sono di Alois Hayes e Carl Gillow. Le due interpretazioni, quello che hanno immaginato l'occhio alato come l'occhio divino, l'occhio divino di Alberti, che vede tutto dall'alto con distacco, cosa assolutamente sbagliata, perché Alberti è immerso in questo mondo
di omunculi, è immerso lui stesso nel mondo sublunare e quindi non ha assolutamente una posizione, no, di guardare il mondo con distacco giudicando gli altri. No, Alberti si considera all'interno di questo mondo e fa autoironia anche su di sé. Lo humor, l'umorismo che caratterizza Alberti e non la comicità, come ci ha insegnato Roberto Cardini, prende in giro non solo gli altri, ma prende in giro anche se stessi. La comicità invece prende in giro solo gli altri, tratta da una posizione elevata che giudica. Bene, le due interpretazioni sono state queste: o l'occhio divino di Alberti, oppure l'occhio dell'umanista che ha acquisito vaste conoscenze. In effetti le due interpretazioni vanno tenute insieme come nei veri simboli, no? Un simbolo è fatto di cose tra di loro in opposizione, e quindi c'è un po' sicuramente di quell'occhio terribile di cui parla Edgar Wimpe, Misteri pagani del Rinascimento, ma c'è anche l'occhio molto umano. Qual è questo occhio molto umano nell'occhio alato di Alberti? Beh, la fonte ormai è stata riconosciuta, la fonte letteraria dell'occhio alato è l'Icaro Menippo di Luciano. Questo è un bellissimo ritratto che assomiglia molto a Peter Seller, non so se l'avete notato, sembra il fratello, il gemello di Peter Seller, per Wimpe. Cosa vede l'occhio alato? Beh, l'occhio alato vede quelle cose che ha già descritto Luciano nell'Icaro Menippo, che incontra Empedocle sulla luna, compie questo viaggio per andare a protestare con gli dèi, Menippo, e arrivato sulla luna vuole vedere dall'alto, in prospettiva, altro tema albertiano naturalmente, vuole vedere in prospettiva quello che accade sulla Terra, però non vede nulla perché è troppo distante. Allora in suo soccorso arriva Empedocle, il filosofo Empedocle, e dice: guarda che tu hai portato con te due strumenti che ti permetteranno di acquisire una vista da re, Basileus. E le stesse parole che usa Alberti in Anuli, una vista da re. L'occhio è un occhio del re. Bene, sono tutti i legami che si possono trovare. E a un certo punto Menippo chiude l'occhio dell'ala dell'avvoltoio. L'avvoltoio vede molto meno dell'aquila. Aveva portato con sé due ali, una di avvoltoio e una di aquila. Chiude l'occhio, e infatti nella medaglia di Alberti c'è solo un occhio, non ce ne sono due. E direi che un'ala è nascosta dall'altra. Quindi è l'ala dell'aquila. L'aquila sappiamo che è l'animale con la vista acutissima, che riesce a guardare in faccia il sole, l'unico tra gli esseri che guarda in faccia il sole, senza sbarrare gli occhi. E gli dice: e cosa vede acquisita questa vista straordinaria? Vede l'insipienza, lo stolto mondo degli omuncoli, che è lo stesso mondo che vede Alberti, facendone parte anche lui naturalmente. E dice proprio: ma cosa c'è di comune fra un'ala e un occhio? Questa purtroppo avrei voluto trovarla io questa citazione, ma l'ha trovata David Marsh prima di me e l'ha inserita in una terella quasi invisibile di un suo saggio. Io ci ho fatto un libro, ma beh, insomma, inutile, perché tutto sommato lui l'aveva già trovata. Ecco. Il ridicolo spettacolo, un corteo di maschere. Ecco cosa vede Menippo. Un corteo di maschere. Vede le stesse cose che vede il defunctus di Alberti. Defunctus è l'intercenale più lunga scritta da Alberti, che poi Alberti ha tolto dai libri nell'edizione pistoiese delle intercenali, che è l'ultima edizione che abbiamo. E il Defunctus è un'opera importante, è un intercenale importante, perché la cita nella vita, assieme a Vidua, la cita nella vita, nell'autobiografia, come di una cosa ridicola, estremamente divertente,
E da lì si capisce che il divertimento, secondo Alberti, non è la comicità, ma è l'umorismo, è lo humor nero. E cosa vede appunto Menippo? Vede la follia del mondo, vede mariti che uccidono la moglie, moglie che uccidono i mariti, figli che uccidono i padri, i genitori, la stessa cosa che succede senza quella durezza, insomma, senza essere cruenti, ma la stessa cosa che vede defuntus dopo la sua morte, neofronus. Neofronus vuol dire colui che è diventato saggio da poco, sono i nomi parlanti di Alberti, no? Alberti conosceva bene il greco, oltre il latino naturalmente, benissimo, e scriveva in volgare, ma conosceva anche il greco. E neofronus vuol dire saggio da poco, di recente. Perché è diventato saggio da poco? Perché la saggezza si può raggiungere solo post mortem. In questa vita è difficilissimo rendersi conto di come vanno le cose. E tutto quello che credeva Neofronus, credeva che la moglie fosse fedele, che i figli lo amassero, che i parenti rispettassero il suo lavoro di letterato, ebbene, dopo la sua morte si rovescia nell'esatto opposto. La moglie lo tradisce col fattore, i figli si spartiscono con violenza l'eredità e l'arcinemico vicino di casa, scavando, trova il tesoro che il povero defuntus aveva nascosto perché nessuno lo trovasse. Quindi questo è lo spettacolo che vede l'occhio alato, secondo me, l'occhio alato di Alberti. L'altra cosa interessante del senso della vita, diciamo, di Giambattista Alberti è che solo in sogno da morti si scopre la verità. Ci sono, chiarissimo, nel defuntus naturalmente, e in un'altra straordinaria intercenale che è Somnium, che poi è stata copiata da Ariosto. Alberti, insomma, ha fornito spunti a tutti i grandi che sono seguiti a lui. E Somnium è un affresco incredibile, meraviglioso, dove immagina appunto di andare in un posto dove ci sono le cose perdute, le cose smarrite dagli uomini. Beh, esattamente come il senno di Orlando, il viaggio di Astolfo sulla Luna. Quindi è poco rassicurante che la verità si scopra dopo morti o in sogno. Magari Freud sarebbe stato molto, molto d'accordo in questo, ma che dopo morti soltanto si possa raggiungere, anche perché poi allo stesso Alberti scriverà: serve a poco la gloria che si raggiunge dopo morti. Non è troppo tardi? Non è troppo tardi raggiungere, scoprire la verità del mondo dopo morti? Però è così, come diceva appunto Marziale, tardiva la gloria che giunge da morti, però questa è la realtà, secondo Alberti. Noi durante la nostra vita assumiamo delle maschere, viviamo mascherati, queste sono, siamo uomini che assumono maschere, come è il bellissimo apologo del Momus, no, bellissimo racconto del Momus che Caronte fa al filosofo Gelasto, raccontandogli quello che un pittore gli ha svelato. Perché va detto che in Alberti la figura del pittore è fondamentale, anche questo è un discorso che è preso per la prima volta dalle lezioni di Cacciari. Il pittore è colui, perché il pittore e non il filosofo, a parte poche eccezioni come Socrate e Democrito, ma perché il pittore è colui che guarda le cose direttamente, senza filtri, vede col proprio occhio la realtà, non ci costruisce su qualcosa di astratto come fanno i filosofi, tutti parolai come li definisce nel Momus. È per questo che Alberti forse non ha paura della morte, almeno dice di non averne paura, anche se il padre Lorenzo dice: benché il morire non mi turbi troppo, pure questa dolcezza del vivere. È una bellissima dichiarazione della fine del Medioevo, diciamo così, no? Non si vuole per forza morire per andare in un altro mondo migliore, perché questa vita, come sapeva, come aveva già capito Petrarca,
nel suo dialogo con il Secreto, nel suo dialogo con Sant'Agostino, beh, questa vita merita di essere vissuta, nonostante tutto quello che Alberti ci ha appena detto della vita. E allora io anni fa pensai che il quid tum si potesse spiegare, ma oggi non ne sono particolarmente convinto, che si potesse spiegare con il libro di Giobbe. Il libro di Giobbe, che è quella domanda più estrema, l'interrogare più crudo tra uomo e Dio, no? Perché? Perché mi fai questo? Perché mi fai questo, no? A me che sono insomma, il più devoto tra i devoti. Beh, nel libro di Giobbe, nel capitolo 28, si dice quello che l'uomo fa. L'uomo cerca l'argento, è capace di trovare i luoghi dove è nascosto l'oro, cava il ferro dal suolo, l'uomo pone un termine alle tenebre. È lo stesso discorso che si fa nel canto all'uomo dell'Antigone di Sofocle, esattamente lo stesso. No? Il potere dell'uomo. Solo una cosa l'uomo, dice Sofocle, non può vincere, la morte. Quella è l'unica cosa che non può sconfiggere. Forano pozzi. E guardate che questa qui è l'attività dell'architetto, è la stessa attività che Alberti esalta nel prologo del De Re Edificatoria. Cosa fa l'architetto? L'architetto sbanca colline, sbanca montagne, crea ponti, unisce dove la natura separa. È l'uomo perturbatore, estremamente perturbatore. Questo è l'uomo perturbatore, che perturba la natura. Però non, questo è Dio che parla, no? A Giobbe, e dice, nonostante tutto questo, ma non sa che cosa, non sa una cosa fondamentale, non sa dove sta la sapienza e non sa dov'è il luogo dell'intelligenza, perché quella è conosciuta soltanto da Dio. Ma la sapienza da dove si trae e il luogo dell'intelligenza dov'è? E poco prima aveva parlato dell'occhio dell'aquila, Giobbe. Cioè Dio. Non sono particolarmente convinto che questa sia la soluzione, però se ascoltiamo Philibert Delorme, un architetto sicuramente albertiano alla corte del re di Francia, ha scritto questa bellissima frase nel Premier Temps de l'architecture: «Nous avons connaissance des arts et sciences, sinon que par petit le pain». Per piccoli pezzetti e bocconi non abbiamo conoscenza delle arti e delle scienze, tanto che il nostro sapere non è altro che un continuo avvicinamento, approssimazione che non trova mai fine. Io credo che questa sia la più bella definizione anche della ricerca in generale, insomma della ricerca scientifica, filosofica, ma anche della ricerca di Alberti. E ci sono i due architetti, l'architetto cattivo che non ha occhi e non ha mani e l'architetto buono che ha tre occhi e due mani. Fra l'altro il fatto di avere più mani ritorna nella figura di Humanitas, nell'intercennale Picture di Alberti, che rappresenta, secondo Cardini, appunto il fare, la vita attiva contro la vita contemplativa. Non so perché c'è questa cosa davanti che nasconde. Ho toccato qualcosa, forse. Allora, ecco, allora, se volessi citare un contemporaneo che ha, insomma, potrebbe piacere ad Alberti per quanto riguarda la sua visione del mondo, beh, citerei Charan, che dice degli uomini, degli omuncoli, che sono un'orda di persone civili, di mostri onniscienti che ignorano l'essenziale. Qualche immagine della fortuna dell'occhialato successivamente alla bellissima medaglia di Alberti. Questo è un splendida interpretazione fatta da Renato Brozzi su suggerimento di D'Annunzio,
D'Annunzio aveva scelto l'immagine dell'occhio alato, ovviamente senza citare l'Alberti, l'aveva prelevato, oppure Tommaso Buzzi, che anche lui fa sua, un architetto novecentesta, amico di amico prima e poi non più di Gio Ponti, che fa suo l'occhio alato come emblema. Ma poi abbiamo anche queste immagini del mondo pop che non erano piaciute tanto ad Adelphi, per cui non aveva pubblicato il libro, a Calasso, diciamo. Però insomma io le ho messe lo stesso perché mi sembrano significative. Insomma, Warburg ha insegnato che nulla si butta nel grande mare magnum dei simboli. Comunque un grande disegnatore, Rick Griffin. E poi anche Dylan Dog, un episodio di Dylan Dog con l'occhio alato. Ma persino i Simpson, diciamo, citano l'occhio alato in un episodio che purtroppo io non ho mai potuto vedere. E anche Amy Winehouse, il trucco a Wing Jedi. Allora, il senso della vita, se ho ancora 10 minuti. Naturalmente alcune cose le ho anticipate, non quello che ho detto. Questo secondo me è il fulcro. Si capisce Alberti se si capisce questa piccolissima frase. È tratta dalla Proemio a Paolo Fisico, Paolo dal Pozzo Toscanelli, del primo libro delle Intercenali. Questa è la traduzione di Garen che mi piace più di quella che è poi stata fatta dopo, o Garin, se mai capito. Non ci si deve scostare mai dalla virtù, anche se la virtù sarà sempre alla mercé della fortuna. Bisogna vivere come se. Il mio amico Michel mi ha detto che hai trovato un Alberti kantiano, vabbè, comunque il dover essere. Bisogna vivere come se. Davvero, Itaut. Credessimo che il corso della vita traga vantaggio dalle buone qualità, perché altrimenti non possiamo vivere se non viviamo credendo in questa illusione. Noi dobbiamo credere in un'illusione, perché altrimenti ci metteremmo seduti, non faremmo più nulla, saremmo come quei tronchi oziosi che Alberti cita molte volte nelle sue opere, che si fanno trascinare dalla corrente. Se poi il destino oltrepasserà i limiti delle nostre risorse mortali, dobbiamo armarci di pazienza, ecco le armi di Alberti. È un'opera di resistenza, ha detto bene Cardini, è un'opera di resistenza quella che fa Alberti di fronte alla fortuna. Non si può prendere di petto la fortuna, come lo stesso Alberti dice nel De Reedificatoria: architetti, non prendete di petto la natura perché ne uscirete sconfitti. Come dimostra l'arroganza degli imperatori che hanno provato insomma a imporre la bene deducta ratio, perché l'architettura è basata sulla bene deducta ratio, però contro la vis prodigiosa natura non c'è nulla da fare. Qualunque persona, l'architetto più prudente, e allora bisogna essere prudenti, pazienti e prudenti. E sopportazione, dice, finché necessità lo vuole, anche perché Alberti sa benissimo che la fortuna cambia, è mutevole, non è sempre uguale, e quindi una volta è contro di noi, l'altra volta ci può assecondare. Quindi bisogna essere in grado di armarci nei momenti difficili per poi poter invece dispiegare la nostra virtus nei momenti in cui la fortuna ci è favorevole. E l'altro grande problema degli uomini è che questo mondo è retto non dalla ratio, e non può essere retto dalla ratio, perché la ratio è sconfitta sempre dall'irrazionalità del fato. Il problema è che se avessimo la ratio, è che il nostro mondo non è retto dalla ratio, è retto dall'opinio, come sanno tutti quelli che hanno studiato filosofia, insomma la contrapposizione, no? Tra la sapienza, la sofia e l'opinio. Nella vita e in ogni circostanza dobbiamo tenere presente che il nostro giudizio su ciò che riteniamo procurarci felicità o infelicità non è che il frutto di una nostra opinione. Questo lo dice nel Proemio a Paolo Medico, lo dice anche in altre occasioni, lo dice Apollo a Giove nel Momus: guardati Giove dal giudicare di questi argomenti con l'opinione
piuttosto che con la verità. E infatti il mondo degli dèi non è retto da Opinio, come Alberti ci ha scritto nell'intercionale Opinio, è retto dall'ordine. È un cosmo ordinato quello degli dèi, mentre è disordinato quello degli uomini, perché è retto da Opinio. Stessa finale è in Felicitas. Anche lì gli uomini ragionano non sulla base di un ragionamento razionale, ma sulle opinioni. Altro tema fondamentale per capire Alberti è la duplicità della vita. La vita non è a senso unico, ma è doppia, come probabilmente l'occhio alato rappresenta questa duplicità. È famosissima questa frase dei libri della famiglia, scontato quasi citarla. Io nella vita dei mortali non so in che non sia tanto di male quanto di bene. Le ricchezze sono riputate utili e da volerle. Finito. Eppur si prova quanto siano piene di pensieri e malinconie. E pare che ad ogni cosa corrisponda il suo contrario, alla vita la morte, alla luce le tenebre, e poi la frase finale, la più importante, ne puossi avere l'uno senza l'altro. Non si può avere l'uno, non si può scegliere, bisogna prendere. Così come gli uomini hanno due anime, uno positivo e l'altro, diciamo, negativo, ed è per questo che in questo mondo bisogna simulare e dissimulare. Nel migliore dei mondi possibili non si dovrebbe fare, e Alberti non è a favore della simulazione e dissimulazione, ma come dimostra nel Momus, e poi ce ne parlerà, nel Momus ce ne parlerà ovviamente Cacciari, l'unico modo di comportarsi per poter navigare in qualche maniera senza andare a infrangersi sugli scogli è quello appunto di utilizzare queste armi. La fatica di vivere, quindi, il vivendi labor, nessuna cosa si trova più faticosa che il vivere, e tutte le altre citazioni che ho messo si riferiscono proprio a questo, alla fatica del vivere. E ciononostante il fine della vita deve essere quello di cercare con tutte le proprie forze il bene beatequo vivendo. E l'altra cosa, e qui chiudo, i mortali, come dice in Convelata, nell'intercionale Convelata, devono adoperarsi per far vedere che sono vissuti. Ecco, questo è forse il senso della vita ultimo, no? Non sprecare quella vita che abbiamo, quel tempo che ci è dato, che è coessenziale all'uomo stesso, no? Tempo, dice nel libro della famiglia, cosa preziosissima, più di queste mani e di questi occhi, il tempo. Far vedere di avere vissuto. Questo è la morale anche del defuntus di Politropo. Vi ringrazio, e c'erano altre diapositive, ma sono già arrivato a 40 minuti, per cui devo smettere. Ma io cercherò di individuare, soprattutto attraverso la lettura del Momus, alcuni temi, problemi presenti in Alberti che mi sembrano avere un respiro anche teorico, filosofico, europeo. Sono stato sollecitato in questa direzione anche da alcune pubblicazioni recenti che hanno, secondo me, mostrato anche con, mi pare, con attendibilità filologica come alcuni elementi del pensiero dell'Alberti siano presenti, siano passati anche nella grande stagione del tardo Rinascimento e in particolare nella Inghilterra elisabettiana, dove certamente Alberti era stato conosciuto, ma Ciliberto ci ha mostrato recentemente che forse, per lui di certo, non lo so, temi albertiani sono presenti nell'opera shakespeariana.
A prescindere da queste questioni filologiche, che poi se avete voglia e tempo ne possiamo anche discutere, a me interessa evidenziare alcune questioni teoriche presenti nel pensiero dell'Alberti che mi sembrano di grande avvenire, per così dire. Partirei da elementi che già Alberto prima ha ricordato, forse svolgendoli in una chiave un po' diversa, cioè non insisterei sugli aspetti pessimistici. È evidente che soprattutto nel secondo libro del Teogenio questi elementi sono prepotentemente presenti, ma è diverso il discorso, no? Partiamo da una proposizione e cerchiamo di analizzarla, no? Quando dice ora comprendo fictum hominis ingenium. Qui è paradossale l'espressione se noi dovessimo tradurla letteralmente, perché come può essere l'ingegno, che vuol dire qualcosa di connaturato, fictum, finto. Che vuol dire? Vuol dire che il fingere è la nostra natura, che noi siamo quell'esserci che finge. Ma finge la stessa virtus. La virtus non è qualcosa che supera la finzione. Il virtuoso non è colui che oltrepassa, diciamo, questa dimensione di finzione. La capacità tettonica dell'architetto di ogni tecnico nel senso pieno del termine è finzione per due motivi. Il primo è che è sempre gettata, i suoi progetti, il suo lavoro sono sempre gettati nella tempestas, non nascono mai a tavolino. Il progetto, l'idea non nasce mai a tavolino, nasce nella tempestas, nasce in cantiere. E quindi è già un prodotto. Il mio progetto è già un prodotto. È un progetto sempre gettato nella situazione e quindi determinato dalla situazione. E poi il mio progetto è sempre, come si diceva, perturbatore, è sempre mascheratore. Non potrà mai essere l'espressione di una pura idea. Finge anche la virtù. L'esserci è camaleonte. Camaleontiche, finzioni, letteralmente finzioni, sono tutte le nostre opere, anche quelle che si presentano nell'aspetto della più forte, della più potente armonia tettonica. Anche quelle sono finzioni. Maschera, prima si diceva. Maschera è un termine che va inteso bene. E l'ultimo grande umanista l'ha inteso bene, che è Giambattista Vico. Vico sottolinea il significato drammatico del termine maschera. Persona. Maschera è persona. Tu sei una persona, tu sei una maschera. Tu sei una persona. Dice, guardate che questo termine, persona, chissà che radice ha, ma lui si inventa, dico, no? Dice, è una radice che affonda in una trama profonda del tuo ingenium, questo essere persona. Persone erano, lui dice, coloro che andavano in giro mascherate da bestie selvagge, opsonari, lui dice, che avvicina a persona, vuol dire mangiare carne di selvaggina cruda, la persona. Ma ecco, e allora il momus, ma esiste anche la maschera. Anch'essa è una maschera, ma esiste anche la maschera capace di smascherare. Tra le nostre maschere c'è anche quella dello smascheratore.
è il pictor, in certo modo, certo, colui che dipinge, che disegna con spietato realismo il reale. Filosofia dolorosa ma vera. Leopardi. Io sono convintissimo che Leopardi aveva letto e straletto il Teogenio e Alberti, anche se filologicamente forse non è facile da dimostrare. Comunque l'Alberti c'era nella biblioteca paterna. Filosofia dolorosa ma vera, questa è la filosofia del pittore. Questa è la filosofia del pittore. Il pittore è la maschera dello smascheratore. Appunto, come si diceva prima, non è una figura sublime che si solleva dal nostro essere finzione, dal nostro essere persone, cioè maschere. E nessuno di noi può eliminare, ma vi è la maschera di colui che dipinge e dipinge smascherando. Smascherando che cosa essenzialmente? Ma smascherando per l'appunto l'illusione di coloro che pensano di non essere maschere, di non essere finzioni, e che avanzano la pretesa di potere sugli altri in quanto sublimi rispetto al volgo. E così ho letto il Momus. Il Momus è questa straordinaria maschera. E quindi attenzione a leggerlo in una chiave così facile, immediata, alla Luciano. È di una complessità, in Luciano questa figura del Momus albertiana è un groviglio di motivi che in Luciano non esistono, non sussistono. La lettura lucianea del Momus albertiano, secondo me, è del tutto fuorviante. Bisogna stare molto attenti, perché possono essere abbondantissimi i riferimenti a Luciano. Luciano circolava dappertutto, ma qui siamo in presenza di un pensiero forte, che non è quello certo di Luciano. Perché è appunto questa figura straordinaria, una maschera consapevole di essere tale, che finge, che continua a fingere, ma che è anche capace di smascherare. Non è solo l'obversato, non è solo il figlio della notte della letteratura classica, colui che biasima, che diffama, eccetera, eccetera, punto e basta. No, e non è nemmeno soltanto la maschera amara, acre, mordace, eccetera, eccetera. No, è una ferma volontà, liber et constans. Questi sono i due aggettivi fondamentali che vanno sottolineati per intendere il Momus dell'Alberti. Liber et constans, che tenacemente e liberamente vuole cercare di dire en parresia, con assoluta franchezza, ciò che vede e dipingere ciò che vede. Altro che Luciano. Una filosofia è quella del Momus, una filosofia in guerra contro in filosofos, contro quei filosofi che appunto ritengono di essere superiori alla finzione, che ritengono che il loro ingegno non sia fictum, che ritengono di poter cogliere e comprendere le realtà immediate, appunto, come avessero un occhio divino. E soprattutto contro quei filosofi che sono verbosi, la verbositas, la garrulitas della filosofia, e qui anche della teologia, contro cui se la prende Alberti più violentemente che più violentemente di ogni altro umanista, della superstizio, certo. Questo è il Momus dell'Alberti. E così Momo, voi sapete,
sarà il Valla per Erasmo, appunto, il fustigatore, appunto, Momus, Valla. Siamo a questo livello qui, voglio dire, altro che Luciano, ripeto. Il filologo, il pittore filologo, che smaschera la maschera capace di smascherare la vanitas, la verbositas di coloro che cercano, che credono che la loro virtus sia in grado di comprendere, concettualizzare, afferrare, che si credono fuori dalla tempestas, che credono di poter vedere appunto la tempestas da fuori, la vicissitudo da fuori, mentre la vicissitudo è in loro ed è la vicissitudo che fa sì che noi siamo continuamente finti, che noi siamo continuamente finti. Ci facciamo e ci rifacciamo, ci mascheriamo e ci rimascheriamo. E quindi il motto del Momus è un motto che preannuncia tutto il pensiero libertino e che viene dritto dritto da quel motto che anche Luciano riporta, di Epicarmo, vi ricordate? Ricordati di non credere, non devi credere, non devi credere a nessuno. Non devi consegnare la tua pistis, affidare la tua fede a nessuno. Non credere, ma non pessimismo. Non credere, ma indaga, osserva, dipingi. Dubita, ma per conoscere e dipingere. È, badate bene, è il sottofondo drammatico dello stesso dubito cartesiano. Se leggete il discorso sul metodo e dimenticate il fondo di angoscia da cui nasce quella intuizione, non capite assolutamente niente, né di Cartesio né delle origini del pensiero moderno, che nasce dal non credere, che nasce da questo umanesimo, non credere, indaga. E credi che attraverso la tua indagine tu possa giungere a comprendere tutto? A elaborare un sistema del tutto? Questo è il moderno. Attraverso il dubbio, sistema del mondo. Discorso sul metodo, sistema del mondo. Questo certo è il grande razionalismo moderno, non l'umanesimo. Ma il dubito, il dramma del dubito è qui, è all'inizio del nostro umanesimo, nei grandi del nostro umanesimo, da Machiavelli e dall'Alberti al Machiavelli, che sono assolutamente gemelli, a mio avviso, in tutto. Dubito. E perno di questa filosofia, dunque, è quello, è la prima dissacrazione di ciò che poteva essere inteso come il fondamento della filosofia, della verbositas filosofica fino ad allora. E cioè, dubito, e radicalmente dubito, che la natura sia fatta per noi, per l'uomo. Questo è il dubito fondamentale. Dubito fondamentalmente di questo. No? È sempre stato creduto questo, non credere. Bada che finora si è sempre creduto che ci fosse questo finalismo naturale, che la natura sia stata fatta per noi. Questa è stata la nostra fede. Non credere. Non credere. Perché questa fede, questa superstizio impedisce che cosa? Ma impedisce una comprensione razionale della cosa. Questa superstizio impedisce ogni comprensione razionale della natura.
Se tu non elimini questa superstizione, tu non giungerai mai a comprendere la natura. Questo umanesimo, queste sono tracce all'interno del primo umanesimo che precorrono i fondamenti della rivoluzione scientifica, i fondamenti del pensiero moderno. Senza questo dubbio radicale del Momus non sarebbero comprensibili gli sviluppi successivi. Non credere che la natura sia fatta per te. Tu sei semmai un gioco della natura. Sì, ma attenzione, non un gioco burattino. No, 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 pessimismo. No. Sei un gioco della natura, ne fai parte. E la patisci come qualunque altro essente, ma tu sei quel gioco della natura che ha fictum ingenium, che sa fingere, che ha la virtù di fingere. E questo, e quegli altri animali non ce l'hanno, gli altri animali non fingono. Tu fingi, uomo, tu parli e fingi. Sei un gioco della natura come tutti gli altri, ma sei quel gioco della natura che è capace di parlare e di fingere, di simulare, di ingannare attraverso la tua parola. Quella è l'arma fondamentale della finzione, se non il logos, la parola. Con che cosa fingi meglio che con la parola? Che cosa fingi meglio che con le tue arti? Quindi nessun pessimismo facile. Visione drammatica del nostro esserci e nel suo rapporto straordinario con la natura. È un rapporto che abbiamo soltanto noi, non gli altri animali. E ancora, sempre su questa falsariga, sempre del Momus. Il grande tema politico del Momus, che va anche questo, secondo me, letto tutto in una direzione machiavellica. E una parte destruens in questo discorso, certo, la denuncia della vana superbia del potere, questi potenti che credono che potere sia un kratos. Potere è sempre anche dynamis. Il potere è sempre impotenza. Impotenza. Qual è questa superbia di credere appunto che il proprio potere sia assoluto? Ma chi mai può avere un potere assoluto? Deride il Momus il potere assoluto. Lo deride. Ma non è una derisione facile, è una derisione consapevole, cosciente. Come fa a esserci un potere assoluto? Il potere è sempre impotenza. È dynamis, non kratos. E però dall'altra parte del potere, come deride il potere, deride anche il vacuo assemblearismo, no? Come deride il potere, deride anche coloro che credono appunto che il potere sia così facilmente distribuibile. Un po' di potere a tutti. Non c'è una soluzione nel discorso dell'Alberti, ma i due poli della sua derisione, no? Il potere che si pretende assoluto e la vacua partecipazione al potere da parte di imbelli, da parte di membri di assemblee tumultuose, è una descrizione di un realismo assolutamente straordinario che deriva anche da esperienze dell'Alberti di allora, ma che si proietta ben oltre, no? E proprio guarda verso pagine di un sapore che è proprio quello del realismo machiavellico. Ma la domanda è radicale, cioè è una domanda radicale che investe i fondamenti della filosofia politica moderna, no? Potrà darsi Stato? È il
termine di Machiavelli, no? Stato. È lui che si inventa questo termine fatale, Stato. E la domanda risuona nel suo predecessore Alberti. Potrà darsi Stato? Come fa a darsi Stato in una situazione, cioè Stato che riguarda uomini, esserci che hanno le caratteristiche che abbiamo qui detto? E non è una vana immaginazione quella che abbiamo di poter costruire uno Stato? E non siamo forse tutti imbarcati in una sorta di stultifera navis? Tutti imbarcati, filosofi compresi. E come faremo a costruire uno Stato? Certo, uno Stato è la Callipolis platonica, certo. E nella Politeia platonica, a un certo punto, dopo che è stata descritta a linee generali, ma prima di giungere al fulcro ovviamente filosofico, l'organizzazione della Politeia, c'è una battuta di Platone che va ricordata, no? Perché a un certo momento si dice abbiamo descritto questa Politeia, bella, Callipolis, bella, sta in piedi, ha una forma solida, neppure Momo potrebbe biasimarne la vita. Dice Platone, neppure Momo potrebbe biasimare, ma Platone non c'è, come è stato più volte sottolineato, no? nel Momus. Platone non c'è, non è citato, e quindi non è neanche oggetto degli attacchi di Momo, sono altri filosofi che vengono attaccati direttamente nel Momus, non Platone. Non è, non c'è, e quindi nemmeno ci sono le sue idee. Una utopia, il termine sballato per Platone, ma l'idea di uno Stato, di una Politeia ben formata, ben fondata, come si fa a dare nel contesto delle idee che emergono nel Momus? Lo Stato è una nave, una navicola. E allora bisogna chiedersi, se è una navicola lo Stato, come fa a stare? La navicola è presa dentro la tempesta, nella vicissitudo, naviga e non sta mai, non sta mai, non ha terra sotto i piedi. Esattamente come le navi dei pirati, per l'appunto, no? Momus, le navi dei pirati. È bella questa idea, no? Lo Stato moderno nave è più della metafora antica, quasi un topos. È proprio l'idea dello Stato moderno come potenza marittima. Come potenza marittima. Come fa a esserci uno Stato se lo Stato è una navicola? E però occorre prendere anche sul serio, secondo me, la favola del Momus, delle tabelle che Momo invano vorrebbe far leggere a Giove. È impossibile che un regnante legga davvero, legga, raccolga in sé quelle leggi che stabilirebbero appunto un ordine ben temperato, una sorta di mediocritas, di leggi, di norme che dovrebbero reggere lo Stato. Vi crede Momus a queste sue tabelle? Sono una finzione, certamente, ma tutto è finzione. Sono una finzione. Ma qui in termini ancora più radicali, perché è una finzione al quadrato quella di pensare che una res publica navigante e sempre navigante, tanto da poterla prendere come una nave di pirati, possa essere organizzata secondo quelle
norme dettate da una sorta di aurea mediocritas. Alberti pone la questione: quali sono gli ordini, le leggi che possono permetterci di governare una navicula? Quali sono? Non possono certo essere norme, leggi adatte, politeia platonica, in tutte le sue possibili declinazioni, adatte ad uno stato terraneo. Se lo stato è una navicula e noi siamo imbarcati, è chiaro che ogni norma e legge, nomos, appunto nel senso terraneo del termine, che è proprio di nomos, non può essere adatta a questa nave. E quali saranno allora? Non si sa, Alberti non lo sa, ma è esattamente questo che cercherà Machiavelli. Esattamente questo, rifletteteci, esattamente questo. Qual è la Repubblica che, come la navicula, è abitata da conflitti, è abitata da interessi diversi, è agitata sempre, vicissitudo al suo interno, sulle onde e non su terraferma, costretta quindi a cambiare costantemente la sua costituzione per reggersi? Quali sono le norme più adeguate a questo paradossale stato? Sarà il problema della filosofia politica dell'Alberti, esplicitamente contra, se non versus, gli inizi della filosofia politica classica moderna. E sarà il problema che ritroviamo nel trattato politico Ultima opera di Spinoza. Profondità, complessità, forza delle idee che possono essere evinte da un'opera di feroce parodia anche come il Momus. Problema, ne discutiamo se avete voglia e tempo. Questo è il Momus, ma vi è un altro Momus, seconda parte rapidissima di questa chiacchierata, che è quella appunto che mi ha invitato, su cui mi ha invitato a riflettere Ciliberto in questo suo ultimo bel libro su Shakespeare e l'umanesimo, che credo sia veramente un tema da sviluppare, allargandolo anche al di là dell'area specifica di quei testi di Shakespeare che Ciliberto cita. Al centro di questo discorso vi è appunto il Momus, che ritornerebbe nel dramma shakespeariano in alcune figure chiavi, in una particolare su cui ora mi soffermo, e che mostrerebbe un aspetto, oltre quelli appunto antiretorici, antiquari, tipici del Momus albertiano e tutto quello che ho cercato di dire indicando la profondità di questa figura, un aspetto ancora più tragico, un aspetto propriamente tragico di questa figura, che sarebbe richiamato da Shakespeare. È la figura di Iago. Anche Momo, anche il Momo di Alberti, no, è una figura conscia del proprio valore rispetto a tutti quelli che ha intorno e che dissacra, conscia del proprio valore. Sa di valere infinitamente più di tutte le altre persone del dramma. E soffre forse anche di non essere riconosciuto.
Facciamo un passo verso appunto il dramma, la tragedia shakespeariana. E allora il Momus potrebbe usare tutta la sua intelligenza nel tessere ogni trama, una tecne politiche sinistra, una sinistra tecne politiche, nel tessere ogni trama al fine di ottenere la sua vittoria, cioè di attingere quel potere appunto che non gli è stato, che per lui non gli è stato, non gli viene ingiustamente riconosciuto. Vengono favoriti altri, sulla stultifera navis sono innalzati al comando gente indegna, Iago addirittura, il negro, che viene innalzato al potere perché. E allora con ogni mezzo, lui vuole farsi valere. Il camaleonte si fa astuto e cattivo. È una declinazione del Momus. Propriamente il Momus dell'Alberti, le cose che ho detto, non è cattivo. Piuttosto denuncia la captivitas umana, no? Queste persone che sono tutte schiave, serve, captivi, prigioniere, no? Del proprio egoismo, dei propri affetti, delle proprie passioni, della propria superbia, della propria invidia, eccetera, eccetera. Denuncia la captivitas più di essere lui intrinsecamente captivus. Ma il Momus shakespeariano è essenzialmente cattivo, no? Ma è di una cattiveria armatissima, è una cattiveria che sa tessere la sua trama, è la cattiveria di una tecne politiche raffinata, capace di simulare, di dissimulare, per giungere appunto a farsi valere, per giungere a affermare la propria, possiamo proprio dire, volontà di potenza. Ogni mezzo è buono per giungere al potere. L'inganno, la calunnia, la diffamazione prevalgono su ogni parresia, potremmo dire, no? Tutto questo è in potenza nella figura del Momus, ma il Momus non l'aveva svolta questa dimensione così tragica della propria maschera. Non aveva svolto questa facies veramente tremenda, sinistra, no? Che vediamo in Iago. Fondata sulla coscienza del proprio valore, attenzione. I know my price, no? So il mio valore, dice. So il mio valore. Ed esattamente come Momo, come già il Momo albertiano, so il mio valore e non appaio per ciò che sono. I am not what I am. Io non sono ciò che sono, la maschera. Io non sono ciò che sono. Ma, ecco l'intenzione tragica, ciò che sono è ciò che sono, deve apparire, deve manifestarsi e deve assumere il pieno potere. La superbia di Iago rispetto al Momus albertiano, no? Superbia di Iago. Anche il Momus albertiano sa il proprio valore e sa che il proprio valore non viene riconosciuto.
E però è nello stesso tempo il momus albertiano, il momus umanistico ancora, no, che denuncia la superbia degli altri. E non è superbo. Qui invece questa declinazione tragica del momus, appunto la maschera dello smascheratore, diventa puramente dissimulazione, puramente inganno, puramente frode, con l'idea, perché mossa dall'idea, volontà di potenza, che è mossa dall'idea che il suo essere profondo, ciò che lui è e che non appare, debba assumere piena valenza, pieno potere. E il momus umanistico, ancora come dire, consapevole proprio del proprio limite, che delira. L'eccesso shakespeariano in ogni opera, l'eccesso shakespeariano in ogni opera. La Re Lear, al Macbeth, l'eccesso. La passione che diventa eccesso. Ma la radice è il momus. La radice è il momus. E qual è l'effetto tragico di questa superbia, di questa nuova figura superba del momus? L'effetto è che questa figura si autodistrugge. È un rovesciamento diabolico del I am not what I am. È il rovesciamento diabolico del detto anche biblico, no? Io sono colui che sono. È un rovesciamento diabolico. È un momus diabolico. Questa è la straordinarietà della reinvenzione. Aveva letto l'Alberti, non lo so. Ma certo è una inevitabile, direi, declinazione del momus albertiano. Inevitabile. Ci deve essere anche questo momus, ma non così a caso. C'è questo momus a conclusione della vicenda dell'umanesimo e del Rinascimento. Questo va colto, a conclusione. Il momus, cioè il dissimulatore, il simulatore, l'ingannatore, una tecne politiche tutta dominata appunto da queste finzioni che vuole pieno potere per sé, che vuole affermare il proprio I am, io sono, contro ogni altra persona. E quindi una persona maschera che vuole giungere ad affermare il proprio pieno potere su tutte le altre persone. Una persona che rimane tale e che pretende un assoluto potere su altri che come lui sono persone, che pretende di dominare assolutamente coloro che sono come lui. E questa volontà di potenza deve autodistruggersi. Perché? Ma perché è intrinsecamente contraddittoria. Ma distruggendosi distrugge, Iago. Distruggendosi distrugge. Distruggendosi rovina ogni possibilità di convivenza, di societas. Esito tragico. Esito tragico della figura del momus, di una possibilità immanente alla figura originaria del momus, perché è una possibilità immanente in quella figura, ma che nell'umanesimo non si era espressa. Nell'umanesimo rimane sempre la possibilità, rimane sempre la prospettiva di una virtus, no? Di una virtus che riesce a governare la propria captivitas. In tutto l'umanesimo rimane disperatamente, no? Fino a Machiavelli, in Guicciardini, ma fino a Machiavelli rimane questa disperata speranza.
di una virtus, consapevoli di tutti i limiti che ho detto, consapevole della propria intrinseca contraddittorietà, ma che è in grado in qualche modo di governare la navicula. È nel momus shakespeariano, ammesso che questa idea, questa interpretazione sia sostenibile, nel momus shakespeariano questa speranza viene meno. E direi che in tutte le tragedie di Shakespeare proprio questo viene meno. La possibilità che la navicula possa giungere in qualche porto o possa diventare essa stessa un porto, qualcosa che ci porta, no? Che ci porta, che ci permette di convivere. Forse questo esito tragico spiega appunto un aspetto, una dimensione del momus di Alberti che ci permette ancora meglio, ancora più a fondo di apprezzarne la drammatica complessità. Grazie. Sì. Arriviamo con il microfono allora, che ce n'è uno che possiamo avvicinare. Buonasera. Dunque, io non sono esperto né di Alberti né di Momus, ma formalmente tutti quelli che sono da questa parte non lo sono, invece voi lo siete. Però io faccio una domanda veramente naive, ma vorrei un minimo di risposta. Se ciò che domina è il verosimile, o la fictum, eccetera, che ne è del verum? Posso anche argomentare un pochettino, nel senso che se io accuso il mondo reale di essere la forma stessa della finzione, la nozione di finzione presuppone un'opposizione, come si dice, non c'è la notte senza il giorno, come in alcuni testi presentati da lui, non c'è diciamo, la finzione senza il verum. Allora, poi non la voglio fare lunga, ma in qualche modo io mi è sempre stato antipatico e non trovavo drammatico il dubbio trascendentale di Cartesio, perché alla fine si torna a quello che c'è, diciamo che sia attraverso la finzione del riferimento a Dio eccetera, ma rimane un bicchiere, il bicchiere, anche se l'ha voluto, se mi ha voluto fottere genio maligno. E quindi io dico, se il mondo non è che maschere, come dice peraltro Nietzsche, che sotto la maschera c'è un'altra maschera, ma allora non c'è più il verum, come non c'è in Nietzsche il verum. E quindi a questo punto si fa come si può, si va avanti così. Ma siccome c'è anche il richiamo alla conoscenza assoluta dell'ortio di Dio, eccetera, eccetera, questa roba qua diciamo pure che è retorica religiosa, ma dal punto concettuale c'è qualcosa che non funziona. Che se tutto è verosimile, che ne è del verum? Ma verum in latino vuol dire reale. Sì, sì. Ah, beh, la stessa cosa. Verum in latino vuol dire reale. Sì, sì, ma che ne è del reale se tutto è finzione? Il reale è la finzione, è la molteplicità delle finzioni, quello è il reale. Spinoza. C'è l'immaginazione e poi per Spinoza c'è ben altro, sì, è chiaro. Sì, sì. Questo... Non c'è altro dal verosimile. Il reale. Verum è il reale, vera, sono le cose reali. Verum in latino vuol dire reale. Sì, ho capito, ma l'accesso reale, ad esempio... Che l'accesso reale è la tua mente, è la tua mente che negli umanisti è ben chiaro che c'è una mente che è capace di vedere, di discernere e di misurare ciò che vede, di collocarlo in una... di calcolarlo, di misurarlo. E ciò che non sai calcolare né misurare, non lo sai. Ringrazio molto, ma non mai convinto. Che devo fare? Dopodiché ci può essere ci possono essere filosofie diverse, ma voglio dire, no, non ha senso porre in contrapposizione vero e reale, perché, perché non c'è nessun rimando ad una dimensione trascendente, il verum reale.
in questa posizione dell'Alberti, non c'è nessuna che possa far trascendere questa dimensione. Ma certamente ci possono essere filosofie che pensano diversamente, certo. Allora c'è il vero reale, ci sono i modi che sono, e poi c'è la causa, e tu puoi risalire alla causa, eccetera, eccetera. Ma si tratta allora di una filosofia, di un'altra filosofia. Bonjour, je peux parler en français ou Anarita traduit? D'abord, je tiens à saluer votre lecture virtuose qui fait le lien entre Machiavel et Shakespeare. C'est très évocateur. Penso che abbiate capito, Ring. Donc, ma question porte sur les liens entre Alberti et Machiavel. C'est une belle idée que Gramsci avait notée dans ses carnets de prison. Et alors simplement, la grande différence, me semble-t-il, même si les deux penseurs méditent sur le rapport Fortuna Virtus, la grande différence, c'est que, et vous l'avez dit en permanence aujourd'hui, c'est que Momus signifie l'impossibilité de la politique. La non-possibilité de la politica. Et ce qu'Alberti met à la place de la politique, c'est quoi? Ce sont des machines, c'est là, c'est la technique. C'est un grand penseur de la technique, Alberti. Et donc, c'est la technique qui se substitue aux politiques, et c'est, à mon sens, la grande signification de la théorie de l'art qu'il propose. De la théorie de l'art et Alberti. La technique remplace la politique. Je dis, la technique remplace la politique. C'est une vraie question. Sì, ho detto. Non vi è nessuna teoria politica nell'Alberti. Perché anche i libri della famiglia non presentano una teoria. La prospettiva è quella, certamente, per me, la prospettiva è quella certamente che per me si conclude con Machiavelli. La prospettiva anche nei libri della famiglia vi è la chiara, posta chiaramente la differenza tra una visione centrata sull'oikos, sulla casa, e una visione che invece già riguarda, diciamo, quello che poi Machiavelli chiamerà lo Stato, ma non è nessuna teoria politica, non vi è una tecne politica, vi è il problema, io ritengo, nell'Alberti si pone il problema con una acutezza estrema, il problema è questo. Come pensare lo Stato, cioè una politeia, una repubblica, la chiami come vuole, ben fondata, laddove la vita, e non solo la vita, ma il nostro esserci è vicissitudo? Quali sono i nomoi, le leggi, gli ordini, le forme che possono governare la vicissitudo che siamo e che si esprime nel nostro essere persone, cioè maschere, cioè finzioni? Questo è il problema. E questo è il problema teorico di Machiavelli. Perché quando Machiavelli parla del conflitto come costitutivo dell'ordine statale, parla di questo. Ogni Stato è in conflitto.
e il conflitto non è ciò che determina la rovina dello Stato, ma addirittura la grandezza, discorsi su Livio. Bene. Allora, qual è il nomos, qual è la legge che permette di tenere il conflitto all'interno di un ordine tale da permettere a uno Stato di essere potente e sempre più potente, laddove non puoi eliminare e non devi eliminare, se miri alla potenza dello Stato, il conflitto? Questo è il problema. L'Alberti te lo dice in un'immagine potentissima, potentissima. Cos'è quella cosa che arriva dall'orizzonte? La Repubblica? Lo Stato? Una navicola? Sai cosa temo che sia? Una nave da pirati. Questo è il problema. E allora non è che ci sia una tecne politiche nell'Alberti, ma c'è, a mio avviso, nell'Alberti, ma in modo molto più ovviamente articolato, sviluppato e complesso in Machiavelli, il problema teorico fondamentale dello Stato moderno, e che viene ripreso da Machiavelli e da Spinoza quando dicono: se è così, se la natura umana è questa che abbiamo detto, eccetera, eccetera, se è così, allora il regime più idoneo quale sarebbe? Il regime più idoneo sarebbe un regime, e qui sono in totale contraddizione con Hobbes, il regime più idoneo sarebbe un regime repubblicano, nel quale appunto, riconoscendo la molteplicità di interessi e il conflitto immanente all'organizzazione statale, vi sia il massimo di cooperazione e di partecipazione. E dicono allora il regime migliore è quello democratico. Machiavelli e Spinoza. E qui c'è una tecne politiche, appunto. Firenze è una nave, non Roma per Alberti. Non? Roma. Non Roma. Per Machiavelli, certo. Roma è una nave, non per Alberti. E Firenze, eh? Firenze è una nave. E chi ha parlato di Roma? No, Roma non è una nave. Roma non è una nave. No, Roma. No, ma certo che no. Certo che non è una nave Roma, ma, no, ma nel Momus non è Roma che appare all'orizzonte. Ma Roma non è una nave, Roma è conflitto. Roma è conflitto tra patrizi e plebei, è quello che ha fatto grande Roma. Il conflitto tra patrizi e plebei ha fatto grande Roma. Certo che no. Ma è finzione anche quella, anche l'architettura è finzione. È finzione, nel senso fictum, nel senso che finge, nel senso che si fa. Ed è nel tempo anch'essa, e vive nel tempo anch'essa. Deve fare come se dovesse durare in eterno, ma è nel tempo. Anche l'architettura, certo. Volevo dire a Massimo che sono molto contento perché nell'intervento di ieri io ho insistito molto su questo punto dei rapporti tra Alberti e dei rapporti, anzi del legame che i filologi e gli machiavellisti non hanno mai tanto accettato sulla di conoscenza probabile Machiavelli anche delle opere latine di Momus che circolava di Alberti, che circolavano sicuramente come circolavano le traduzioni di Polibio, quindi tanto che ricordavo che nell'Enciclopedia Machiavelliana, in cui ero uno dei coordinatori, ho, come dire, imposto la voce Alberti, perché ancora nel 2012 si
non si sapeva se in un'enciclopedia machiavelliana si poteva mettere la voce Alberto. Quindi questo aggiungo un altro tassellino che ci può servire per la discussione generale, che nel quinto capitolo del secondo libro dei discorsi, intitolato da Machiavelli De Eternitate Mundi, c'è tutto il sostrato, chiamiamolo filosofico, se vogliamo dare questa dignità a Machiavelli, che alcuni non gli riconoscono, alcuni sventurati, ma diciamo che qual è il poema? Che nel Eternitate Mundi Machiavelli pone la totale inconsistenza sul lungo periodo delle grandi civiltà, le quali l'impero romano, il cristianesimo, li mette nel il mondo eterno e ci sono delle forme, apparenze che, in cui si manifesta il disporsi della storia della civiltà senza che nessuna di queste sia destinata a durare in eterno. Il mondo eterno, non le cose che fanno gli uomini. Quindi Machiavelli va giù pesante in un certo senso se cita il cristianesimo alla pari del paganesimo, alla pari della civiltà romana e quelle che verranno dopo, dice esplicitamente. Quindi questo è lo scenario che ha in mente Machiavelli, in cui in quel capitolo un po' nascosto, che tutti gli studiosi oggi citano naturalmente, ma che allora non era così evidente, c'è tutto il referente delle cose che tu dicevi, per cui tutto è ovviamente apparenza, è un tentativo, come penso, di arginare quello che apparentemente è inarginabile, cioè la mancanza di direzione di senso, la difficoltà di collocare l'uomo e la sua storia dentro la natura, la realtà, le cose che richiamava adesso poi Stefano poco fa, cioè è la difficoltà di dare e il tentativo estremo di dare un qualche argine, la virtus, a qualcosa che forse non è arginabile, che poi la filosofia moderna riprenderà in tante strade e non a caso tu hai citato altri autori moderni, giustamente Leopardi, che io ricordavo nella Chrestomazia dà grande peso a questi autori, perché ha capito che quello era il punto di riferimento, quindi questa è una cosa importante. Sulla questione di Shakespeare, non ho letto i libri di Ciliberto, quindi mi astengo, dubito che Shakespeare conoscesse queste cose perché non era un erudito in senso stretto, però è vero che se si facesse uno studio attento della ricezione dell'umanesimo, cosa che non è stata mai fatta a fondo, verrebbero fuori come in modo indiretto, esattamente come per Machiavelli, certe cose circolassero comunque. Lì sarebbe molto interessante sapere quale Alberti circolava in Inghilterra, con quali attraverso quali vie, per cui è effettivamente probabile che certe cose poi siano arrivate anche alla conoscenza del circolo elisabettiano, dove si vantavano addirittura di parlare in italiano e di leggere i classici italiani in italiano, quindi non è escluso che questo possa essere accaduto, ma sarebbe un discorso molto interessante, perché poi nella poesia romantica inglese ritorna il tema della maschera. Il grande Shelley fa un'ode straordinaria intitolata Maschera dell'anarchia, dove tutte le cose che tu hai sollevato sono venute fuori, vengono fuori in modo plateale. Cioè l'ipocrisia del potere o la doppiezza o la inconsistenza del potere ritorna da un grande lettore di Shakespeare e della letteratura italiana, che è appunto Shelley. Il Momus di Giordano Bruno, E Giordano Bruno è conosciuto come in Inghilterra, quindi c'è anche il non credere di Giordano Bruno. Una riflessione che forse porta un po' fuori dall'ultimo tema che è stato affrontato, però in Shakespeare c'è una figura che rasenta il comico, una figura del male che rasenta il comico. Cioè il grido di Riccardo III, il mio regno per un cavallo, è un grido che rasenta, come dire, in cui il male arriva nel comico. E quindi in questo grido c'è in una certa misura un richiamo a quell'irrisione che è nel momo del potere, del male, della malvagità. E mi è venuto in mente questa cosa perché di fronte a un'altra grande figura del male, che è quella di Eichmann, Hannah Arendt, quando scrive una famosa lettera a Mary McCarthy, dice: ho sentito la deposizione di Eichmann, non ho mai riso tanto in vita mia, forse perché non ho un'anima. Ecco, ci sono queste figure del male, della malvagità che rasentano il comico, e forse Riccardo III è uno di queste.
farei una domanda a entrambi i relatori. È possibile, cioè, ritenere che Momo sia un parente stretto dell'architetto, dell'architetto all'Alberti? Momo, costruttore di maschere, che però anche la migliore o la peggiore delle maschere a un certo punto si scioglie, l'architetto, costruttore di maschere a propria volta, che nel migliore dei casi durano ma comunque un tempo determinato. E nell'uno e nell'altro caso l'eroismo, se così lo possiamo chiamare, del fare, è il fare sapendo che questo fare ha un tempo, ha un termine. Beh, nel Momus c'è molta architettura, c'è tantissima architettura. Beh, poi Riccardo Fubini e Luffy Migliorini avevano poi anche Stefano Borsi, poi anch'io, cioè, immodestamente avevo cercato di trovare dei collegamenti stretti, come se Momus e il deredificatorio fossero due specchi in cui si riflettono gli stessi temi, rovesciandosi naturalmente, rovesciandosi ma non troppo, insomma, anche perché appunto, come abbiamo visto, il deredificatorio, anche il deredificatorio è pieno di finzioni, insomma è una finzione quella dell'architetto che riesce a realizzare cose durature, ma il Momo, secondo me Momo, io l'ho letto così in un ultimo intervento che ho fatto in un convegno a Roma su Niccolò Quinto, può essere può essere una sorta di consigliere architettonico di Zeus, così come la domanda difficilissima è se Alberti è stato il consigliere architettonico di Niccolò Quinto, entrambi inascoltati, e questo è interessante secondo me, entrambi inascoltati. Perché appunto, nonostante si cerchi in tutte le maniere di trovare un riscontro a Roma del pensiero albertiano, sì, si possono fare dei collegamenti, si possono trovare dei passi del deredificatoria che parlano della reggia del tiranno e la reggia del re, e che si possono ritrovare, l'ha fatto anche benissimo Anna Modigliani, ma insomma anche la scuola di Massimo Miglio, insomma ha ragionato Maurizio Gargano, hanno ragionato tantissimo su questo tema, quindi secondo me quello è un tema aperto. Secondo me potrebbe essere che Momo sia una sorta di consigliere inascoltato di Giove, come Alberti è un consigliere inascoltato di Niccolò Quinto, ed entrambi insomma mostrano che l'arroganza non porta da nessuna parte, insomma il potere, il volere usare l'architettura come strumento un regni non porta bene, perché come abbiamo visto Giunone nel Momus fa crollare l'Arco di Trionfo, costruisce un Arco di Trionfo che crolla nel momento in cui viene edificato, e poi insomma vediamo cosa succede, la caduta degli dèi che accade nel circo, no? La scena finale che è proprio Gotterdammerung, una caduta degli dèi, perché insomma sono in questa architettura. E del resto Caronte esplicitamente nel Momus dice più volte che i fiori sono molto meglio dell'architettura, lo dice con ragione veduta, perché poi è un discorso, il tema dei fiori è un discorso che torna molto, in modo molto forte anche nel pensiero di Alberti, al di là del Momus. Ma io non lo so, io credo che quei consigli di Momus che Giove non ascolta, da un lato sono talmente in contraddizione con il disincanto di Momus, che secondo me non possono essere intesi che come un gioco un po' parodistico, perché non hanno nulla a che fare con la figura del Momus. Tutta la figura di Momus dice, e come si rapporta agli altri, dice che non crede in alcun modo che noi si possa essere governati da quelle così temperanti e così ragionevoli tabelle.
Giove non lo ascolta perché non sono consigli ascoltabili in quel mondo, in quella vicissitudo. Credo, non vedo come possano essere prese troppo sul serio, ecco, quei consigli, perché appunto il dramma del Momus è questo, no? Quelle sono tabelle buone per uno stato terraneo, ma noi non siamo, ma la terra sotto i piedi ci ha fatto crack la terra sotto i piedi e dobbiamo imparare a navigare. E lo stato che vincerà sarà lo stato che naviga meglio. Lo stato che vincerà sarà potenza marittima. Così è. Così è. Uno stato che assomiglia molto ai pirati. O che avrà in sé e che abbia in sé anche lo spirito della pirateria. Questo sarà lo stato che vince. Poi la virtus non c'è nessuna contraddizione con la finzione. Virtus è capacità di fingere, ma di fingere bene. Di fingere, cioè fingere grande architettura, fingere grandi opere, fingere grande letteratura, fingere. La virtus è capacità di fingere, fare, fabbricare. Questa è la finzione, quindi nessun, non mettiamoci il timbro pessimistico, la tonalità pessimistica su questi idee di finzione. Io preferirei metterci invece un timbro fattivo, operativo, totalmente disincantato, perché sono finzioni e quindi certamente creperanno. Certamente andranno a finire, certamente dovranno trasformarsi continuamente, tanto che non riusciremo più a riconoscerle. Ma eri tu quello? Ma come sei mascherato, tesoro? Quanto ti sei mascherato? Quante maschere c'hai addosso? Me ne sono inventate queste maschere. Guarda che bravo che sono stato. Quante maschere mi sono messo addosso? Quante maschere mi sono messo addosso? Perché sono stato bravo a fingere. Devi essere bravo a fingere. Tutte le tue opere, tutti i tuoi lavori sono finzioni. E guai a quello che crede appunto che invece il suo potere sia un potere destinato a durare in eterno, eccetera, eccetera. L'eterno è una cosa, la durata è un'altra. Tu puoi durare quanto vuoi e più duri, e tu devi fare di tutto perché il tuo stato o la tua opera duri quanto più possibile. Il politico, a differenza, l'architetto fa una casa, fa una chiesa, eccetera, e il politico fa stato. Due diverse espressioni della virtus. Il politico fa stato e l'architetto fa case, edifici. Ma guai a pensare appunto che non siano finzioni, l'uno e l'altra. Lo stato, esattamente come l'architettura che fai, sono finzioni. Ma c'è modo e modo di fingere. C'è un modo e modo di fingere. Il problema, secondo me, per questo mi piaceva il discorso. L'accenno a Shakespeare, è tutto da approfondire, appunto, e anche Ciliberto nel suo libro dice, c'è una traccia da approfondire, è che si evidenzia in questo possibile passaggio una dimensione profondamente tragica del termine finzione, simulazione, finzione, cioè quella per cui inevitabilmente è finzione anche che cosa? È finzione anche la mia volontà di potenza che mi spinge a porre questa mia volontà come
assoluta, cioè come qualcosa che devo far valere contro tutti. Anche questa è una finzione, ma una finzione tragica, perché è una finzione che porta appunto ad autodistruzione, Iago, ma da un'autodistruzione che travolge in sé anche la distruzione degli altri. Questo è la, ma come faccio ad evitare la possibilità di questa, diciamo così, estrema finzione? Come faccio ad evitare la possibilità di dire no, questa possibilità può essere esclusa, questa che io giungo appunto a questa estrema finzione, per cui io cerco di fingere, costruirmi, costruire intorno alla mia figura un potere assoluto sugli altri? Ma quando giungo a questo mi autodistruggo e distruggo anche gli altri. Questo è un timbro tragico appunto della volontà di potenza politica, della tecne politica che è al centro di Shakespeare. Grazie. Due domande molto rapide. L'architettura è produzione di maschere, come voi avete detto, e questo emerge anche molto chiaramente dalla lettura dell'edificatorio, ma è anche la misura della grande differenza che c'è tra la tradizione vitruviana e ciò che arriva invece in Alberti, poiché questo introduce un altro dei temi che vorrei, che voi avete solo sfiorato, che è quello del rapporto tra l'architettura e la natura. La natura è una verità, così come si pone in Vitruvio, oppure come io ritengo sia invece del tutto apparentata alle maschere che l'architettura può produrre, come è nel De Re Edificatoria. Cioè la natura anch'essa è una maschera. La differenza dalle opere di architettura di cui Alberti parla, inaugurando quella tradizione della idea dell'architetto grande trasformatore del mondo, la differenza è soltanto la durata, che è un problema contingente, che è un problema di tempo. Questa era la prima domanda. Quindi la contrapposizione tra l'architetto e la natura, tra l'architettura e la natura, è un tema che io credo vada approfondito proprio sulla base della visione della natura che alla metà del 400 con Alberti si esplicita molto fortemente. La seconda osservazione, che non ho letto il libro di Giliberto ma sono sorpresissimo e interessatissimo a leggerlo, perché ho una profonda convinzione che il sogno della notte della mezz'estate sia obiettivamente una ripresa di tutto ciò che nel 400 si rappresentava negli ambienti italiani. È la grande rappresentazione della maschera. Non c'è opera, forse io conosca, in cui più esplicitamente la maschera diventa la protagonista. Ed è protagonista di che cosa? Del sogno della notte di mezz'estate. Quelle cose che avevo scritto su natura versus architettura, l'avevo scritto un po' di anni fa, contrapponevo la natura come qualcosa che è indifferente all'uomo, non l'avevo letta come maschera. Alberti nel dell'edificatorio continuamente dice bisogna che l'architetto conosca la forza, la vis prodigiosa natura, che è totalmente indifferente a quello che l'uomo fa. Cioè, la natura non insegna, non credo che per Alberti insegni. Insegna che cosa? Insegna, almeno quando Alberti parla di natura, parla dell'assoluta inutilità della natura. La natura è inutile, completamente inutile, è solo bella ed è terribile quando l'uomo non la conosce
vi si contrappone e le opere dell'uomo crollano perché non ho tenuto conto che la natura, la prima cosa che fa la natura è attacca l'opera dell'uomo. Il De Reedificatoria è continuamente, ogni pagina del De Reedificatoria dice questo, che la natura attacca le opere dell'uomo. Quindi l'opera dell'uomo è un'opera, forse riprendendo quello che avevo detto prima, di resistenza. Cioè Alberti dice appunto che la virtus bisogna credere come se, e quindi è un'opera di resistenza, bisogna resistere di fronte a un fato che spesso diciamo, ci soverchia, non possiamo fare nulla contro di esso, e la fortuna è mutevole, cangiante, quindi bisogna, come anche l'immagine della nave, del navicchiero che è presente nel De Familia, il navicchiero deve sapere muovere questa nave, che la nave a volte è la famiglia, a volte è lo Stato. Del resto Alberti dice appunto che la città è una grande casa e la casa è una piccola città, utilizza questa immagine, che è un'immagine però degli antichi. Quindi secondo me, io ho sempre visto in contrapposizione natura e architettura in Alberti. Del resto Alberti non poteva che dire che l'uomo è perturbatore della natura. Del resto quello è naturale che sia così. L'uomo, come fa l'uomo a essere architetto se non perturba la natura? L'unico che non perturba la natura tra gli artisti è il pittore, ma l'architetto inevitabilmente perturba la natura. Infatti possiamo contrapporre una pagina del Theogenius all'inizio del De Reedificatoria. Sono esattamente le due facce della stessa medaglia in Alberti. Uno dice l'architetto scava pozzi, lo fa per la civiltà, lo fa per migliorare la civiltà umana. E nel Theogenio, lo so che dopo Massimo mi dice che io accento l'aspetto pessimistico, ma non è vero, non accento l'aspetto pessimistico di assolutamente, non lo accento. Perché, ma non credo che Alberti sia un pessimista, ho appena detto che Alberti dice che bisogna vivere come se, bisogna andare avanti, bisogna produrre, bisogna far fruttificare il tempo, bisogna costruire qualcosa, bisogna lasciare un segno in questo mondo del proprio passaggio. Ecco, però secondo me naturalmente c'è questo aspetto duplice, c'è questo aspetto duplice nella figura dell'architetto. L'architetto non può che agire distruggendo, perturbando, e la natura è totalmente indifferente al nostro agire, totalmente indifferente, e produce cose bellissime senza che ci sia necessità, e non le produce per l'uomo, assolutamente, perché c'è un passo nel De Reedificatoria che dice: una pietra rovesciata portava sulla faccia che non si vedeva una bellissima immagine. Quindi vuol dire che la natura non fa le cose belle perché siano viste dagli uomini. Sì, però cosa sappiamo della natura, no? Cioè ciò che sappiamo della natura è ciò che la natura produce, no? Natura naturans, no? Natura naturans. Noi della natura sappiamo ciò che la natura incessantemente produce, l'infinita varietas, l'infinita moltiplicità di essenti e di trasformazioni che la natura incessantemente produce. La natura come essenza, come causa sui, allora sarà un tema spinoziano, no? Cioè, noi della natura sappiamo ciò che la natura produce. Cioè, quindi, è qualcosa di profondamente analogo al tema della finzione, profondamente analogo. Perché la natura finge incessantemente, in base ad una causa che ci sfugge completamente, di cui siamo completamente ignoranti. La causa di questo produrre costante, no? Noi abbiamo soltanto conoscenza e siamo in rapporto ai vera
reali, cioè che sono i prodotti della natura. È evidente che non sono le finzioni e le maschere che noi produciamo, ma noi siamo in qualche modo immagini della natura da questo punto di vista, perché appunto come la natura incessantemente finge, cioè produce, senza intenzione, è chiaro, non è che la natura abbia un progetto per cui produce questo o quello, no? Ma costantemente produce analogamente, non come, ma analogamente potremmo dire che anche noi fingiamo costantemente, e quando fingiamo e continuamente mettiamo in evidenza, facciamo apparire i nostri prodotti che corrispondono sempre in modo imperfetto ai nostri progetti, alle nostre idee, perché non c'è soltanto il tempo che corrode la nostra opera, ma le nostre opere sono intrinsecamente, ontologicamente imperfette, perché nessuna nostra opera sarà perfettamente corrispondente alla idea che ci ha mosso nel produrla. Quindi io sarei dell'avviso di tenere ferma bene questa analogia, no? Perché noi siamo coloro che perturbano costantemente l'ordine in cui siamo gettati, in un ordine naturale che perturbiamo con le nostre opere, ma nello stesso tempo, analogamente, la natura stessa si perturba costantemente. La natura stessa non è uno stato, è natura natura che si perturba costantemente. Certo, non sto dicendo esattamente questo, che noi siamo perturbatori esattamente come la natura perturba. L'altra cosa è che la natura non è alla produzione del pezzo. Qui ha un significato, no, ma il bello qui ha un significato assolutamente classico, greco, latino. Il bello qui è qualcosa che è concinnitas, in forma, in ordine, certo, non ha assolutamente nessun significato estetizzante, no, certo, il kalos greco è una cosa che è ben proporzionata, ben armonizzata e che... Io volevo fare una domanda al professor Cassani, con la preghiera di rispondere però in maniera proprio personale, cioè dopo tutta questa riflessione sull'occhio che pervade l'intera opera, no, di Alberti, c'è una riflessione un po' sotterranea sull'orecchio, però passa un po' in secondo piano naturalmente. Improvvisamente nel nono libro del De Re Edificatoria tratta di dare le regole per le piante e degli edifici, restando la produzione di Bartoli, regola. Allora la domanda è questa: per lei, al di là della questione proporzionale, al di là della letteratura su questa questione, questo improvviso ribaltamento della gerarchia, per cui per fare il bello visivo bisogna basarsi sul bello dell'orecchio, sul bello numerico, eccetera. Che cosa era successo improvvisamente? A fronte degli studi che vanno dietro, così, le suggestioni di pensiero che hanno portato a formare l'immagine dell'occhio, lei ha trovato qualcosa che giustificasse questo cambio che prima non c'era, perché va bene il riferimento a Pitagora, alla filosofia pitagorica, va bene tutto, ma compare un po' all'improvviso, cioè l'unica avvisaglia era la lettera a Matteo De Pasti, perché anche lì, sul come fare i pilastri, cioè così mi guasti tutta questa musica. Quindi questa cosa che all'improvviso, un po' all'improvviso viene fuori, con qualche piccola avvisaglia nelle opere precedenti, che cosa succede nel nono libro per cui questa gerarchia è completamente rovesciata? Come la legge lei personalmente? Io sono ignorantissimo di musica, proprio la mia ignoranza totale sulla musica. E, ragionando con lei,
quella volta, insomma, venne fuori questo tema della presenza costante del tema musicale nell'opera di Alberti, che è presente in molte opere. È presente in molte opere, il suono, la musica. E, io non so cosa è successo nel nono libro, per cui a un certo punto, perché rimane un po' incastonato lì quella cosa, quelle pagine, no? Sui rapporti musicali, rimangono un po', e poi però su quello Witkower ha costruito il suo libro, no? Io credo che Alberti fosse molto interessato alla musica, perché ce ne sono talmente tanti esempi. Io non ho mai fatto questa ricerca, effettivamente, ripeto, per la mia ignoranza della musica probabilmente sono attratto più da alcuni aspetti, perché Alberti è talmente polifonico che non è che insomma si può, non basta una vita per affrontare Alberti, quindi tutti i giorni escono non so quanti saggi sull'Alberti su aspetti diversi, quindi sarebbe al di là delle mie debolissime forze rispondere alla sua domanda. Di certo, quindi non so cosa succede nel nono libro e perché salta fuori questa cosa sulle armonie musicali, ma di certo, anche perché insomma qualcuno ha dimostrato che Alberti usa armonie completamente diverse, usa rapporti armonici diversissimi nelle sue opere, quindi non ha il mito sicuramente del numero aureo, non c'è questa cosa, ma che la musica sia un basso continuo presente in molte opere, del resto nell'autobiografia lui dichiara di conoscere la musica e quindi riappare in questo modo così, così, così forte e inaspettato, come dice lei, nel De Re Edificatoria. Poi sì, naturalmente si sa che l'architettura è basata su rapporti armonici e quindi sono stati trovati, ad esempio, insomma, Livio Volpi Gherardini ha scritto moltissimo su questo, sul Sant'Andrea di Mantova ci ha scritto non so quanti libri, insomma, quanti saggi su questo aspetto delle proporzioni musicali, insomma, delle proporzioni. Quindi però non saprei, al di là, io credo sia un'indagine che va fatta, il rapporto tra Alberti e la musica, che non, perché credo che lei lo stia facendo. Sì, da musicista, ecco. Ecco, sì, se lei fa uno scandaglio probabilmente risulterà questo aspetto importante, ma del resto Alberti si è interessato di tutto, quindi qual è la cosa che gli sfuggiva, cos'è che non gli interessava, lo dice lui, no? Cioè lo dice lui e lo dice Landino, qualunque cosa si avvicinava riusciva, quindi era continuamente interessato a tutti gli aspetti della vita. Quindi mi spiace, io rispondo sinceramente, ma sinceramente le dico che non l'ho studiato, non l'ho indagato, quindi non, le direi delle cose che non, insomma, non hanno senso. Ma nemmeno io filologicamente saprei dire, ma è una cosa che non mi sorprende per niente. Mi sarebbe sorpreso diversamente. Ma è chiaro che quell'opera che è fatta per durare sarà fatta secondo qualche regola, non necessariamente copiando chissà quale inventata regola, ma mi darò la mia regola, mi darò la mia legge, e queste sono leggi di armonia, leggi di proporzioni, hanno a che fare intrinsecamente con la musica, ma è una tradizione antichissima, ma anche Vitruvio deve leggerlo così. Che discorso è? Cioè, voglio dire, non può essere concepita nessuna opera architettonica, non può essere concepita nessuna opera di architettura in forma, calos in questo senso, in forma
che astragga da una ricerca di armonia e di proporzionalità. Non necessariamente nel senso che tu hai delle regole che applichi. Non esiste, non è così, come diceva Alberto, non è mai stato così, non sono dei moduli aurei, ci sono, semmai possono servire per orientarti, di orientamento, ma non è che tu devi imitare qualcosa, ma devi darti la tua norma, devi darti la tua regola, devi avere il tuo canone. E ciò ha intrinsecamente a che fare con la musica, no? Che una tradizione da questo punto platonico-pitagorica che percorre tutta la nostra civiltà, e volete che non compaia nella concinnitas albertiana? Concinnitas cosa vuol dire? Che le parti di un edificio devono cantare insieme. E quindi ma è una tradizione... È una tradizione che è intrinseca a partire da Pitagora, a partire dagli Orfici, poi ripresa in Platone, poi nei Neoplatonici. Poi sarebbe stupefacente che mancasse nel De Re Edificatoria questo riferimento alla dimensione musicale. C'è la musica delle sfere del Timeo, no? La musica delle sfere del Timeo, la musica, il cosmo che si organizza secondo appunto proporzioni, lì chiaramente individuabili una a una, perché sono tutte proporzioni musicali che possono essere chiarissimamente definite anche dal punto di vista tecnico, senza... l'artista umano deve avere quel modello come riferimento. Poi tutta la tradizione cinquecentesca su questo, ma vuoi scherzare? Cioè, è una cosa che è ovunque nella nostra tradizione filosofico-artistica. No, questo è chiarissimo, professore. Chiedevo... E come mai fosse successo in quel momento, nel senso che, per esempio, cerco di chiarire ora rimanendo sull'architettonico e non sul filosofico. Allora, Alberti ha questo rapporto privilegiato con Brunelleschi, esalta tutto quello che fa Brunelleschi, ma rifiuta alcune scelte di Brunelleschi, rifiuta la presenza dell'undicesimo arco nell'ospedale degli innocenti, perché 11 è un numero proibito, supera il 10, quindi è chiaro che il riferimento al pitagorismo c'è, ma è stato fortemente negato negli ultimi 20 anni. Quindi il problema è: va bene Witkower, va bene tutto quello che hanno scritto su questo argomento, però non è stato individuato quello che ha fatto fare questo scarto, cioè Brunelleschi aveva già usato delle proporzioni dissonanti, il 9/8, che non è rilevato, ma in una cappella abbiamo un quadrato a base 8 e sopra un quadrato più grande a base 9. Queste cose qui sono tutte molto evidenti, è chiaro che vengono dal Timeo, che ha avuto tradizione, vengono dal pensiero pitagorico, Landino diceva che lui era un pitagorico, questo è chiaro, ma quello che non è chiaro è cosa sia successo per cui sia stato capovolta la gerarchia delle arti. Leonardo poi tornerà a dire la musica meschina finisce appena finisce il suo suono. Invece in Alberti c'è questa cosa che continua. Io ho provato un po' a capire qualcosa nelle altre opere, però il De Re Edificatore è molto complesso da questo punto di vista, perché ognuno ha trovato cose diverse e il problema è che non è stato chiarito cosa fosse intervenuto nella visione di Alberti per questo rovesciamento di gerarchia. Tutto qua, questa è la domanda. Infatti io chiedevo al professor Cassani, perché se a lungo occupato della questione dell'occhio, mi sono chiesto, forse in quella ricerca possono essere emerse dei paragoni o dei raffronti o delle gerarchie diverse sul tema invece del percepibile all'orecchio, che diventa poi improvvisamente più importante in quella fase là. Tutto qua, questa è la domanda. Sì.
Tu dici che c'è un rovesciamento di gerarchia e non il fatto che viene esplicitato ancora meglio che cosa si intende, diciamo, per architettura. E cioè che una forma architettonica è tale se appunto esprime quell'osservanza al criterio fondamentale della concinnitas di cui ho detto. Perché deve essere inteso come un rovesciamento di gerarchia e non come una spiegazione ulteriore di che cosa si intenda appunto per dere edificatoria? Ma per me la domanda era solo perché questa cosa non era successa prima, quindi diciamo storicizzando un po' la posizione, è chiaro che questa cosa lui l'aveva già letta, è già presente in altri punti dell'opera, in 18 opere per esattezza. Però non è questo il punto è come mai decide di modificare. C'è solo un passaggio intermedio nello stesso libro in cui dice che meglio dell'occhio vede solo la mente. Sembra che ci sia quasi una transizione, l'occhio, la mente, ma la mente si rifà i numeri sono di nuovo regolati dall'orecchio, questo sì, questo è evidente, però è una cosa che è stata fortemente contestata negli ultimi 30 anni, dal saggio della Zanoncelli, dal professor Zara, che hanno scritto tutti che c'è stato un errore nell'interpretazione di Wittkower e che l'errore si basa anche su un'errata traduzione di Bartoli, di alcune di cose che sono state riprese anche nella traduzione del libro di Portoghesi. Quindi c'è una polemica su questa cosa, io volevo soltanto sapere se c'era qualche dato che poteva far capire nella biografia intellettuale albertiana se era successo qualcosa. Io non l'ho trovato. No, neanche io. So che c'è un orecchio in Anoli, c'è l'orecchio, oltre all'occhio c'è anche l'orecchio, ma adesso non mi ricordo esattamente se ha un riferimento, non credo abbia un riferimento musicale. Le armonie complesse che puoi realizzare in architettura le puoi anche sentire. Io non capisco come si possa, diciamo così, separare le due dimensioni. Intanto è vero che parla di concinnitas, no? Che è un termine musicale, per indicare il problema della proporzionalità, dell'armonia dell'edificio usa un termine musicale, ma come si fa a pensare che sia stata una fase diversa dall'altra? Cioè, le due cose mi sembra che necessariamente vanno intese e sulla base di tutta una tradizione culturale, filosofica, eccetera, eccetera, secolare, che è esattamente quella pitagorico-platonica. Può darsi, appunto, la visione, la visione e la musica che si fondono in uno. Certo. Io, se è possibile, un'ultima domanda. Avevo una rispetto a una cosa che ha accennato il professor Cacciari, rispetto alla relazione tra questo dubbio che si esprime in Alberti e poi la fondazione del sistema del mondo nella modernità, no? E che appunto si faceva il nome di Cartesio, poi di Hobbes anche se fatto, e mi chiedevo se diciamo questo dubbio, questa crisi che sta dentro l'epistemologia di Alberti e di Machiavelli, e quindi che investe tanto, diciamo, la tecne scientifica quanto la tecne politica, e che sta secondo me anche come diceva giustamente Cacciari, al fondo delle fondazioni sia di Cartesio sia di Hobbes, perché anche lo stato di Hobbes si fonda all'inizio sulla rimozione del conflitto sostanzialmente. Cioè, se la dimenticanza di questo in quella modernità che poi è proseguita da Cartesio e Hobbes, diciamo è come dire la dimenticanza di questa origine può essere all'origine a sua volta della difficoltà a pensare il nesso tra crisi e sapere all'interno di quella via della modernità. Mm,
Non è mai venuta propriamente meno nella tradizione filosofica europea quella dimensione di criticità. Quando possiamo dire che è venuta meno, forse che nei grandi sistemi dell'idealismo viene meno, ma neanche un po'. L'elemento della skepsis, nel senso radicale del termine, è un elemento costitutivo del pensiero europeo occidentale e rimane. Non è stato, la cosa paradossale è che non è stato vista nell'umanesimo l'origine di questo motivo fondamentale. È sembrato appunto che questo motivo fondamentale è un motivo successivo alla stagione umanistica, no? Che è sempre più appiattita sul lato appunto letterario, antiquario, armonizzante, oppure della filosofia civile, secondo poi delle formulette che sono proprio quelle delle tabelle del Momus, che nessuno ascolta, che non sono ascoltabili. Cioè non è che la filosofia poi moderna e contemporanea abbia dimenticato quell'elemento di criticità. Ha cercato appunto di superarlo, ma non eliminandolo. L'elemento scettico, skepsis, rimane un elemento fondamentale di ogni interrogazione, di ogni ricerca. Il non credere, il non affidarsi appunto a ciò che si crede, rimane un elemento fondamentale. Nei grandi sistemi del razionalismo e dell'idealismo, certo, si supera, ma non nel senso che si elimina. Nel senso che, che tu collochi quel dubbio all'interno di una dimensione più ampia, come collochi lo stesso errore all'interno del tuo sistema, perché il tuo sistema, se è un sistema vero, deve comprendere in sé lo stesso errore, le stesse ragioni dell'errore, le stesse ragioni dell'errore devono essere comprese. E allora c'è questa prospettiva sistematica, razionalistico-sistematica, che predomina almeno fino alla dissoluzione o alla crisi dell'idealismo. È la stagione dei grandi sistemi, razionalisti, idealisti, da Cartesio fino a Hegel. E poi riemerge prepotentemente l'elemento scettico di nuovo, il non credere, no? Il dubbio nella sua radicalità. Ma è una sistole e diastole che è proprio del nostro pensiero, che è proprio del pensiero occidentale, che è proprio della filosofia occidentale e che è proprio sempre più anche dell'arte occidentale, no? Bene, io direi che dopo le tante domande e il lungo dibattito possiamo chiudere. Io ringrazio chiaramente i relatori per essere stati così disponibili anche a trattenersi per una discussione, nuovamente l'Accademia, nuovamente voi ospiti. Sono contenta della riuscita di questo seminario, direi che la complessità è notevolmente aumentata dall'incontro tra le due discipline, però avremo tutti da lavorare ancora un altro bel po', evidentemente. Grazie.